Natalia, all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania continua questo vento nuovo e di novità. Dopo le inaugurazioni delle sale operatorie, dei nuovi ambienti che ospitano la TAC e dopo il restyling dell'ingresso del presidio. Una nuova iniziativa proposta direttamente dal direttore sanitario Adriano De Vita e dal direttore amministrativo Meola, che hanno voluto far sentire la loro presenza e vicinanza ai pazienti e ai loro familiari, oltre che agli operatori sanitari, che saranno presenti presso la struttura di Vallo durante il periodo natalizio. E allora, chiamando a raccolta alcune associazioni che operano ogni giorno all'interno dell'ospedale, prestando opera di assistenza ai bisognosi e supportati anche dai privati, è stato messo a punto un ricco calendario di appuntamenti. Gli eventi sono stati inaugurati l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, con una mostra di presepi posti nel nuovo ingresso dell'ospedale, addobbato con un bellissimo albero di Natale e ben 50 stelle di Natale, poste lungo tutti i corridoi di accesso, gentilmente offerte dalla ditta Fratelli Ruocco di Vallo, artefici delle ideazioni del restyling dell'ingresso. Il giorno 11 dicembre, a cura del CRAL ex ASL Salerno 3, ci sarà l'evento Babbo Natale in pediatria. Il 18 dicembre, sempre a cura del CRAL ex ASL Salerno 3, si terrà nell'Aula Magna il concerto di Natale a cura del coro Vivat di Lentiscosa, diretto dal maestro Gaetano Toriello. Il 20 dicembre, con l'Associazione Volontari Ospedalieri, Natale accanto a voi in ginecologia. Il 21 dicembre, dalle ore 10 alle 13, a cura della Dusman Service, società che gestisce la fornitura dei pasti all'interno dell'ospedale, nel nuovo ingresso sarà installato un desk cortesia, dove verrà offerto panettone e pandoro a tutti, e alle ore 12 appuntamento con il direttore sanitario De Vita e il direttore amministrativo Meola per il brindisi augurale. Il 5 gennaio, a cura dell'Associazione Volontari Ospedalieri, Befanando in Medicina Generale. Il 6 gennaio, l'Associazione Qui Qua Qua Befana sarà in corsia. Ultimo appuntamento il 7 gennaio con l'Associazione Volontari Ospedalieri La Misericordia di Vallo, che saranno animatori della Befana in corsia nel reparto di pediatria.